Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi propongo tre fantastici accessori che vi aiuteranno a creare dei migliori video di qualità. Iniziamo! Prima di tutto volevo ringraziare Newer che ha permesso la realizzazione di questo video inviandomi i prodotti che andrò ad elencare. Partiamo dal primo prodotto, è un ring con supporto per cellulare. Che cos'è questo ring? Praticamente è un anello che si illumina, ha al suo interno un supporto per cellulare e un treppiede che permette di sistemarlo ovunque voi vogliate. Prima inizierò ad elencarvi che cosa troviamo all'interno della confezione quando ci viene consegnata. Troviamo ovviamente il ring, un supporto per il treppiede con testa snoddabile, il treppiede, il supporto per cellulare e tre telecomandi che andrò a spiegare meglio dopo. Partiamo dal ring, ha un diametro di circa 25,5 cm, è RGB, quindi potete cambiare sia la temperatura colore, quindi renderlo più freddo, più caldo, e allo stesso tempo potete andare a cambiare il colore in tutto il formato RGB, e poi andremo a vedere dopo anche delle modalità particolari. E l'oggetto è realizzato sia in plastica che in metallo. Il ring in sé, insieme al treppiede, sono realizzati in plastica, mentre il supporto per smartphone è in metallo. Il mini treppiede è realizzato completamente in plastica e ha una vite da un quarto di pollice. Fossi in voi, durante l'utilizzo starei un pochino attento, perché essendo in plastica non dà la sensazione di essere molto resistente, quindi onde evitare di fare danno sarei un pochino più cauto nell'utilizzo. Invece ho apprezzato davvero molto la testa snodabile. Come potete immaginare, avendo un treppiede non molto resistente, avere comunque una testa che permetta di muovere la luce oppure un qualsiasi tipo di oggetto nel modo migliore andrà a semplificarvi la vita e rendere più produttivo proprio l'insieme di registrazione. Lo starete vedendo comunque dalle immagini, vi mostro anche qua in diretta. Questo è il supporto in metallo, come potete vedere. Questo qui, la parte centrale è realizzata in metallo, questa parte è in plastica e il ring è completamente in plastica. Il ring in sé dà l'impressione di avere una plastica un po' più resistente rispetto al treppiede. Come vedete, il treppiede ha la vite, come stavo dicendo prima, e si apre in modo molto ampio, comunque veramente molto stabile, perché come vedete ha veramente un'ampiezza non da poco, può essere utilizzato ovviamente anche così, e abbiamo anche la testa snodabile che è questa qua. Basterà allentare in questo modo il supporto e come vedete la testa si può muovere in qualsiasi direzione. Si può montare in questo modo, avvitandolo. Ora lo andrò ad accendere così potete vedere in diretta più o meno quanta luce fa. Ok, al momento l'ho collegato al mio computer, essendo USB è comodissimo da utilizzare, potete mettere un power bank, un alimentatore e collegarlo al computer. Andiamo a cliccare su accendi e questa è la luce che sta facendo. Ora vado un attimo a rimuovere il supporto, lo sposto un attimino. Questa è l'illuminazione, ovviamente voi vedete il ring davanti a me, ma ora andiamo a provare la luce un po' più calda. Questa è la luce ancora più calda, questo è spento, vedete, si nota la differenza, questo è acceso e questi sono i colori, vedete? Queste sono tutte le varie modalità colore che non so fino a che punto possono essere utili. Magari le modalità colore statico possono essere già un po' più interessanti in situazioni di scarsa luce per creare degli effetti particolari. Ora tenete conto che io sto registrando con la finestra davanti a me che fa davvero una luce pazzesca e mi illumina nell'intero. Tenete conto che comunque basta inserire il proprio cellulare qui e avete una luce da poter utilizzare in qualsiasi situazione voi vogliate. Quindi, come già vi accennavo prima, l'alimentazione di tipo USB è davvero comoda, io l'ho usata tantissimo, posso metterla nel power bank, in un alimentatore, attaccarla al computer come ho fatto poco fa e penso che sia davvero un pro assoluto di questo prodotto. Andiamo invece ora a parlare dei tre telecomandi che troviamo. Il primo telecomando che troviamo è quello direttamente attaccato al ring. Grazie al telecomando posto sul ring potete ovviamente andare ad accendere la luce, andare a cambiare la temperatura colore, quindi andare a impostare una luce più fredda oppure più calda come vi ho fatto vedere poco fa. Potete andare a cambiare il colore in sé, quindi andare a mettere un rosso, un viola, un arancione, e ci sono tantissime altre
altre modalità, come state vedendo, che sono le modalità multicolor. Ora, personalmente non so fino a che punto queste modalità possano tornare utili nella vita di tutti i giorni. Magari se volete fare un effetto particolare e non avete una luce molto forte davanti a voi, come può essere nel mio caso, che è una luce della finestra che mi illumina e quindi non si notano tanto i colori, magari se siete in una situazione un pochino più scura, penso che la modalità multicolor potrebbe essere carina da utilizzare, ma comunque vi consiglio di non avere una luce sparata come in questo caso, perché non si vedrà quasi la differenza. Il secondo telecomando che andiamo a vedere invece è il telecomando wireless che troviamo all'interno della confezione. Lo trovo davvero comodo perché comunque se voi siete un pochino più distanti rispetto al ring potete andare comunque a modificare la luce, l'intensità, andare a spegnerla, accendere eccetera. E inoltre rispetto al telecomando collegato direttamente al cavo abbiamo la possibilità di andare a customizzare diverse modalità. Possiamo andare a impostare quanto deve essere veloce la modalità, per esempio multicolor, possiamo andare a regolare dei colori e renderli più o meno saturati. Ci sono davvero tantissime cose che possiamo andare a fare con il secondo telecomando, quindi io personalmente vi consiglio che se non vi dà troppo fastidio portarvelo con voi utilizzate questo, perché è molto più comodo rispetto a quello direttamente nel cavo e tenete conto che potete tenerlo sempre a portata di mano senza dover andare a prendere il cavo ogni volta. Passiamo invece al terzo telecomando, è uno di quei semplici telecomandi che troviamo insieme ai bastoni per i selfie e che servono insomma per andare a attivare la registrazione o andare a spegnere la registrazione o in tal caso andare a fare delle foto, quindi sono quei semplici telecomandi che basta collegarli via Bluetooth al vostro cellulare e andranno automaticamente a scattare la foto per voi. Detto ciò, i punti di forza di questo treppiede penso che siano veramente la portabilità, la comodità della presa USB e il fatto che sia veramente completo nel suo insieme. Voi acquistando questo ring avete un prodotto veramente completo, in una fascia di prezzo ridotta, potete portarvi a casa un perfetto oggetto per le vostre registrazioni, che siano di Instagram, di TikTok, di YouTube, o semplicemente una videoconferenza con qualcuno. Vi assicuro che le vostre registrazioni con questo oggetto diventeranno molto più professionali e non sarete costretti a comprarvi delle softbox o dei faretti LED che possono andare a costare davvero molti soldi e sono scomodi e difficili da montare e per niente pratici, se posso dirlo. Dovete ovviamente ogni volta andare a montarli, andare a sistemare tutte le luci, mentre in questo caso se il vostro scopo è registrare con un cellulare o con una piccola videocamera, questo oggetto può essere davvero utilissimo e adatto per ogni situazione. Detto ciò, passiamo a una fascia un pochino più sul medio professionale. Cosa voglio dire? Se quello è una situazione veramente per tutti, questo può essere utile per i creator, soprattutto quelli che utilizzano un treppiede. Mi spiego meglio. Questo è un braccio orizzontale multifunzione. Conoscevo solamente i bracci orizzontali, ma quelli semplici, ovvero che basta attaccarli al proprio treppiede e permettere di fare la ripresa dall'alto verso il basso. Questo braccio è veramente comodissimo. Infatti, oltre ad avere la possibilità di fare riprese dall'alto verso il basso, avete altri 4 supporti che vi permettono di aggiungere al braccio davvero tantissimi accessori. Nella confezione troviamo il supporto, che è lungo esattamente 62 cm e pesa 1,3 kg, però è veramente costruito bene. Pesa un pochettino ovviamente, ma è completamente in metallo. L'unica cosa che non è in metallo sono le manopole per avvitare le viti. Il braccio può essere comodamente attaccato al treppiede. Abbiamo infatti 3 manopole che possono essere comodamente girate in base alle nostre esigenze e quindi oltre ad avere solamente un supporto per il nostro treppiede, grazie a questo braccio ne avremo a disposizione 3 snodabili e ben 2 invece all'estremità che permettono di fare riprese dall'alto verso il basso, per un totale di 5 supporti che potete attaccare al vostro treppiede. Eccolo qui, questo è il braccio di cui stavo parlando esattamente poco fa. Come vedete è completamente in metallo ed è molto resistente. Questi supporti, come potete vedere, possono essere sia ruotati in questo modo che spostati in questo modo. Questo vi dà la possibilità di rendere il vostro setup veramente versatile. Io posso andare a spostare quella centrale qui, quella più esterna qui e questa messa qui. Vi porto la mia esperienza. Ho inserito in quello centrale il treppiede, quindi in quello centrale c'è il treppiede,
Questi qua li posso mettere verso l'alto in questo modo e montare delle luci. In questo punto invece ho montato la testa fluida del mio treppiede, quindi posso fare una ripresa dal basso verso l'alto. Qui con le luci posso illuminare comodamente tutta l'altra scena. Unica cosa, vi servirà un adattatore perché questo è l'attacco grande da 3 ottavi invece di un quarto. Per il resto vi posso assicurare che è comodissimo, potete andare a stringere le manopole in questo modo e non si muoverà più. Dà un senso di stabilità e continuo a ribadirlo perché spesso questi bracci possono essere un pochino leggeri e quindi durante le riprese, essendo molto leggeri, tendono a, diciamo, a far pesare più un lato. Ovviamente se avete una macchina fotografica un pochino pesante vi consiglio comunque di mettere un contrappeso nella parte opposta se state facendo delle riprese dall'alto verso il basso, mentre se state facendo delle riprese comodamente qui, quindi per esempio macchina fotografica qui, luce in questo punto e treppiede al centro, potete comodamente andare a mettere tutto qui senza contrappeso perché è davvero stabile. Vi posso solamente dire che finché non l'ho posseduto non pensavo di averne la necessità, ma ora che ce l'ho è veramente comodissimo e ha rivoluzionato il mio modo di fare video, perché veramente con solamente questo supporto posso realizzare qualsiasi cosa senza aver bisogno di tantissimi treppiedi e di tantissimi altri supporti. Passiamo infine al terzo e ultimo prodotto che vi andrò a presentare oggi, ovvero uno slider. Questo slider della Newer arriva comodamente all'interno di una borsa nel quale ci sono degli strappi che permettono di mantenere il prodotto fermo durante il trasporto. La borsa, devo dire, è davvero comoda, ha una maniglia peraltro imbottita, quindi comoda anche per il trasporto, e anche una tracolla per poter permettere, in caso voi abbiate diverse borse in mano, di mettervelo alle spalle. All'interno della borsa trovate anche una tasca con diversi accessori, diciamo accessori un pochino mini, ovvero delle chiavi per permettere un sistemamento in caso di emergenza e l'adattatore che andiamo a vedere dopo. Quindi, aprendo la confezione, troviamo lo slider, che è questo qui. È lungo esattamente 80 cm e pesa circa 2 kg. Sì, non è proprio leggerissimo, ma tenete conto che è fatto in fibra di carbonio e metallo. Come l'accessorio precedente, lo ritengo veramente molto solido, non sembra neanche un prodotto, tra virgolette, economico, perché è realizzato veramente bene. Ora, in questo caso ci sono delle... Oh, madonna! Allora, in questo caso ci sono attaccati degli elastici semplicemente perché altrimenti parte e, diciamo, non voglio fargli fare un volo. Ora, gli elastici erano già presenti in confezione. Tenete conto che comunque se stringete con questa vite lo slider rimane solidamente fermo. È solo una sicurezza in più che è stata messa proprio durante il confezionamento del prodotto. Lo slider dichiara di poter supportare fino a 5 kg di prodotto. Direi che non è assolutamente male. Vi consiglio di non andare a montare direttamente la telecamera sulla vite che trovate sullo slider, ma piuttosto andate a inserire una testa fluida, una testa a sfera che voi avete, magari del vostro treppiede, l'andate a inserire qua e utilizzate quella in modo tale da poter fare diverse riprese e non dover stare per forza fissi con l'inquadratura dello slider. Ovviamente, oltre a poter montare una testa fluida in questo spazio fatto apposta per la nostra telecamera, abbiamo diversi altri fori nel quale possiamo inserire tutti gli accessori che vogliamo. Ne ho contati circa 15 in totale, quindi abbiamo circa 15 punti in cui possiamo andare a inserire degli accessori. Quindi, utilizzando questi fori, oltre che a mettere la vostra macchina fotografica, potete andare a inserire delle luci, dei microfoni, dei monitor, potete mettere qualsiasi cosa voi vogliate. Inoltre, lo slider può essere montato sia su un treppiede che utilizzare i piedini presenti all'estremità, vedete? I tremini peraltro sono come se fossero scalettati, quindi ci sono, vedete, delle misure in modo tale da poterli rendere un pochino più precisi durante la sistemazione. In questo modo stanno fermi, potete andare a regolare anche l'altezza dei piedini in questo modo. Devo dire che questa è una soluzione veramente, ma veramente comoda, perché non sempre riusciamo ad attaccare lo slider nel modo ottimale per poter fare delle riprese, per esempio su un tavolo. Mentre avendo questi piedini abbiamo la possibilità di inserire direttamente lo slider sul tavolo, possiamo fare qualsiasi tipo di ripresa noi volessimo fare. All'inizio vi accennavo che all'interno della confezione troviamo un adattatore, questo perché lo slider ha un attacco da 3 ottavi, mentre per esempio il mio treppiede ce l'ha da un quarto. Troviamo questo fantastico adattatore che possiamo andare a montare direttamente sopra lo slider in questo modo e comodamente potete montare qualsiasi tipo di accessorio voi necessiate utilizzare.
Quindi in questo caso, montandolo direttamente qua, potete andare a utilizzare per esempio la vostra testa fluida del treppiede o qualsiasi altro accessorio voi dobbiate montare sullo slider. Per quanto riguarda la parte più fondamentale dello slider, ovvero quanto sono fluide le riprese, beh, potete giudicare voi stessi dalle riprese che state vedendo in questo modo. Io le trovo davvero fluide, tenete conto che era una delle primissime prove che ho fatto con lo slider. Iniziando a prenderci un pochino la mano, riuscirete a portare delle riprese veramente veramente ottime. E nel caso le riprese non siano proprio perfette come volevate voi, potete sempre andare a fare una post produzione, andare a mettere la stabilizzazione e a rendere le riprese ottime, perfette, come possiamo dire. Tenete conto, basta che ci prendete un pochino la mano, veramente riuscite a tirare fuori delle riprese fantastiche. Io personalmente, abituata a fare delle riprese direttamente con la testa a sfera del mio treppiede, per me è un upgrade veramente comodissimo e vi posso dire che vi cambia veramente il modo di lavorare, perché siete lì, lo montate, mettete la testa e siete pronti a fare qualsiasi tipo di ripresa. Inoltre con la borsa potete trasportarlo ovunque e con i piedini potete montarlo veramente ovunque. L'unica cosa negativa che ho trovato di questo slider è la vite che serve per inserire la resistenza dello slider, quindi quella che va a impattare su quanto lo slider si debba muovere con più resistenza, quindi più lentamente oppure un po' più velocemente. Questo non si può fare con questo slider, quindi una volta che voi andate a chiuderlo si bloccherà, non andrà a rallentare, si bloccherà completamente. E voglio essere trasparente con voi e dirvelo, ma per il resto, per il prezzo che ha, è veramente ottimo e sinceramente lo utilizzerò sempre d'ora in avanti. Inoltre anche tutti i vari supporti li ho trovati veramente ben fatti, le viti sono veramente ben fatti e con gli accessori che trovate all'interno della confezione, nel caso si dovesse svitare qualcosa, potete andare sempre a stringerlo senza problemi. Inoltre troviamo anche una comodissima bolla sopra lo slider, in modo tale da rendere le riprese perfettamente in bolla, come si suol dire. In conclusione ve lo consiglio veramente tantissimo, specialmente se non avete mai avuto uno slider e avete intenzione di comprarne uno nuovo. È abbordabile come prezzo e è comodissimo, la borsa è veramente comoda, la bolla che trovate sullo slider è veramente comodissima insieme ai piedini che trovate e a tutti i vari fori che trovate sopra, nel quale potete andare a inserire qualsiasi tipo di supporto. Detto ciò, vi consiglio tutti e tre i prodotti che vi ho proposto oggi e non lo dico solamente perché mi sono stati mandati, come vedete ho dato dei punti negativi per ognuno di essi, ma comunque sono stata il più trasparente possibile nell'elencarvi le varie caratteristiche e la mia personale esperienza con essi. Trovate tutti i prodotti in descrizione nel caso voi voleste acquistarli. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale. Trovate altri video come questo nel mio canale andando sulla playlist recensioni. Detto ciò ragazzi e ragazze, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti da Aquamarine!